È stato un incontro animato, quello che si è svolto presso la parrocchia di Rigutino e che, come vedete alle mie spalle, è ancora in corso sull'emergenza lupo. Il comitato che si è appena costituito e che ha lanciato una raccolta di firme ha chiesto a chiare note l'intervento anche delle istituzioni. Ci sono stati momenti di grande tensione per l'intervento della Presidente di un comitato dell'Italia del Nord che ovviamente difende anche posizioni diverse. Ci sono stati interventi anche di chi la pensa diversamente, ma alla fine anche con gli interventi dei politici presenti si è arrivati anche all'idea di costituire un tavolo dove il prefetto che rappresenta il governo possa riunire un po' tutte le istituzioni per affrontare il problema laddove deve essere affrontato. Da una parte c'è la paura e anche la tristezza di chi si è visto uccidere animali di affezione, dall'altra c'è chi difende questo animale, un predatore. Il problema, così come è successo oggi il caso sul parco di Lignano, che questi animali che sono intorno, che fanno parte del nostro, diciamo, dei nostri animali domestici, dei nostri animali da compagnia, quando saranno finiti questi lupi andranno a cercare qualcos'altro da mangiare. Il lupo va contenuto, va censito, è contenuto come qualsiasi altra specie animale. Però voglio fare un appello alla politica seria, alla politica di oggi, che facciano una modifica alla 157 e oltre affinché il lupo in alcune aree venga, diciamo, spostato per non offendere nessuno.